Amici e amiche carissime, Ave Maria a tutti, ben tornati, benvenuti. Nuova puntata del ciclo di catechesi Fondersi nella Divina Volontà, giunto ormai abbastanza avanti, la 42esima puntata. E siamo anche giunti al... oggi cominceremo a vedere qualcosa del volume 19esimo, un breve brano e poi un salto rapidissimo al 20esimo. Come già accennavo la volta scorsa, e penso che con una, forse due puntate, termineremo questo ciclo. Poi vedremo eventualmente come proseguirlo ulteriormente. Bene, direi di passare immediatamente alla lettura del volume 19, 9 aprile 1926, che dice così: tutte le cose create nel loro mito e linguaggio dicono all'uomo: ti portiamo la felicità, la gioia del nostro creatore. Ma vuoi tu sapere in chi tutte le cose create trovano l'eco della loro gioia e felicità? In chi trovano regnante e dominante la mia volontà? Perché con quella volontà che regna integra in loro e che possiede lo stesso Dio e che regna nell'anima, si forma una sola cosa e straripano l'una all'altra mari di gioie, di felicità e di contenti. Sicché è una vera festa. Perciò, figlia mia, ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà e giri per tutte le cose create per suggellarmi il tuo amore, la tua gloria, la tua adorazione su ciascuna cosa che ho creato per felicitarti, mi sento rinnovare la gioia, la felicità, la gloria come nell'atto quando uscimmo fuori tutta la creazione. Tu non puoi capire la festa che ci fai nel vedere la tua piccolezza che, volendo abbracciare tutto, nella nostra volontà ci ricambia in amore, in gloria per tutte le cose create. È tanta la nostra gioia che mettiamo tutto da parte per goderci la gioia, la festa che ci dai. Perciò il vivere nel supremo volere è la cosa più grande per noi e per l'anima, è lo sbocco del creatore sulla creatura, che riversandosi su di essa le dà la sua forma e le partecipa tutte le qualità divine, in modo che ci sentiamo ripetere da lei la nostra gioia, le opere nostre e la nostra felicità. Ecco, il brano finisce qui. Questo è un brano molto, molto breve, ma penso avremo già colto, insomma, la sua intensità, la sua ricchezza. Io quando leggo alcuni brani, come quello di oggi, adesso forse sarebbe un pochino pesante farlo in diretta, no? Ma sarebbe da divertirsi andare a vedere in questi, quanti sono? 2, 4, 6, 8, 10, 12, una ventina di righe, quante volte ricorre il termine gioia e felicità? Tantissime. Cioè, dentro questi scritti di Luisa, proprio aleggiano questi due termini, no? Gioia e felicità, gioia e felicità, gioia e felicità, mari di gioia e felicità e contenti, gioia e felicità e contenti, gioia e felicità e contenti. Quindi ci sono queste promesse, per cui tra le tante spie, diciamo così, che ci fanno comprendere se cominciamo a muoverci in questo mondo, no, della Divina Volontà, sono da annoverare senza dubbio la gioia, la felicità, la contentezza che si sente dal di dentro del cuore. Questo non è del resto molto difficile, noi sappiamo che Dio è la felicità stessa, è la nostra gioia, è la nostra eterna e suprema felicità. Quindi, siccome vivere nella Divina Volontà è vita divina, è chiaro che chi vive in essa partecipa fin da ora della gioia dell'Altissimo. Ed è qui comincia subito, no? Tutte le cose create nel loro muto linguaggio dicono all'uomo: ti portiamo la felicità, la gioia del nostro creatore. Sapete, quando si commentano questi scritti, Gesù fondamentalmente dice sempre le stesse cose, ce le centellina in maniera differente, perché
vuole proprio farcele proprio penetrare, entrare, no? Ma uno dei concetti fondamentali di ciò che Gesù ha detto a questa nostra consorella italiana, che è Luisa, è insegnargli ad avere uno sguardo accogliente e riconoscente nei confronti della creazione. Tutte le cose create nel loro mutuo linguaggio dicono all'uomo: ti portiamo la felicità, la gioia del nostro creatore. Quindi, qual è una delle prime cose da fare quando si vuole entrare in questo mondo? Comincia a guardare tutte le cose create con occhi differenti. Cerca di andare a scoprire qual è la felicità e la gioia che attraverso quella cosa creata ti porta il creatore. Perché vivrai tanto meglio nella divina volontà quanto più avrai capito le varie sfaccettature di felicità e di gioia e di amore che ogni singola creatura ti porta. Cioè è proprio un compito questo qui, eh? È una cosa da farsi per imparare a vivere nella divina volontà. Vai, guarda l'erba, guarda gli alberi, guarda gli uccelli, guarda il sole, guarda le piante, guarda le montagne, guarda il mare, d'accordo? Ecco. E impara a vedere questo, tutte queste belle cose. E poi, vuoi sapere tu chi in tutte le cose create trova l'eco della loro gioia e felicità? Quindi chi è capace a fare questo? In chi regna e domina la divina volontà. Quindi capite, no? E quanto più noi riconosciamo questo ti amo di Dio continuamente, tanto più la divina volontà cresce in noi, ma tanto più la vita della divina volontà cresce in noi, e tanto meglio e tanto più siamo capaci di riconoscere sempre meglio l'amore di Dio in tutte le cose create, la gioia e la felicità che attraverso di esse Dio ci porta. È bello, ecco, scoprire e vedere queste belle cose. Perché accade questo? Spiega ancora Gesù. Perché con quella volontà che regna integra in loro e possiede lo stesso Dio che regna nell'anima, si forma una cosa sola. Perché? Perché la divina volontà è all'origine di tutte le gioie, le felicità e l'amore che Dio ci trasmette dall'esterno attraverso le cose create. E se quella sta anche dentro di noi, ciò che sta dentro di noi e ciò che sta fuori di noi formano una sola cosa e cominciano a, come dire, a intercomunicarsi, mari di gioie, di felicità, di contenti, sicché è una vera festa. E come si arriva a questo? Ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà e giri per tutte le cose create per suggellarmi il tuo amore, la tua gloria, la tua adorazione, io stesso mi sento rinnovare la gioia, la felicità, la gloria, come nell'atto quando uscimmo fuori tutta la creazione. Allora, c'è un altro punto, cardine, ripeto, purtroppo le ripeto a me, ma le ripeto a tutti le stesse cose, no? Cioè, sapete che dall'alto, ma questo lo impariamo anche chi ha studiato tanto nella vita, sa bene che per impararti una cosa la devi ripetere, no? Questo vale in tutte le cose, sia nello studio, qualunque materia disciplina, specialmente cioè,
chi ha studiato la legge, che ti devi mettere in testa 1200 pagine di un manuale grosso così, con tutti quanti i commi, articoli, eccetera, eccetera, come fai? Devi ripetere, rileggere. Ma se uno è uno sportivo, deve allenarsi. Se uno è un musicista, deve suonare. Se ti devi imparare una lingua, accipicchia, devi studiare, ripetere, ampliare il vocabolario, cioè, capite? E nelle cose dello spirito, dobbiamo sempre pensare che vige la stessa cosa. Non è che tu senti una cosa un giorno e quella cosa, magari, ti si fissa in testa e, cioè... Io anche che cerco di, sapete, ho fatto tantissime incontri, meditazioni e catechesi, no? Quindi mano a mano che ritrovo gli argomenti ricorrenti, li rievoco, no? Però non è che sempre, costantemente, ce l'ho sempre tutti quanti presenti dinanzi agli occhi. Mi fa bene, spesso e volentieri, rievocarli, perché la nostra struttura umana è fatta così, purtroppo. Purtroppo, cioè, sì, in un certo senso purtroppo, perché è la conseguenza, diciamo, della nostra situazione non perfettissima in questo mondo. Poi grazie a Dio in paradiso non saremo più così, no? Ecco, quindi il senso della fusione, del girare in tutte quante le cose create, è che questo l'amore che la persona già vive, la gloria e l'adorazione che si dà a Dio, come dire, il ricambio di tutte quante queste cose belle che ci ha messo davanti nella creazione, e, come dire, gli si portano non soltanto a nome proprio, ma a nome di tutti. Perché viene messo il nostro ti amo su tutte le cose, e non soltanto a nome nostro, ma a nome di tutti. Tu non puoi capire la festa che ci fa nel vedere la tua piccolezza che, volendo abbracciare tutto nella nostra volontà, ci ricambia in amore e in gloria per tutte le cose create. E Gesù continua: perciò il vivere nel supremo volere è la cosa più grande per noi e per l'anima. È lo sbocco del creatore sulla creatura che, riversandosi su di essa, le dà la sua forma e le partecipa tutte le qualità divine, in modo che ci sentiamo ripetere da lei le opere nostre, la nostra gioia, la nostra felicità. Ecco, mi raccomando, torno a ribadire che questa è una catechesi, quindi non è un incontro, come dire, interattivo. Quindi prego di non utilizzare i commenti per fare domande, perché non mi posso distrarre mentre sto cercando, insomma, di chiarire alcune cose, andando a leggere le domande e poi rispondere. Le domande sulla Divina Volontà, chi le vuole fare, domani sera alle 21.15 su Instagram c'è una diretta dedicata a rispondere alle domande sulla Divina Volontà. Quindi vi prego di non... se no devo disabilitare i commenti, ma poi non mi arrivano neanche le segnalazioni utili, come quella che, per esempio, sta cadendo la connessione, che mi avverte che devo provare a cambiare sorgente, perché qui nel paesino dove sto non c'è una soluzione definitiva ai cali di banda, quindi bisogna vedere quella che funziona sera per sera. Ecco, io ho quattro fonti differenti, quindi se cala la banda una devo spostare al volo l'altra, quindi altrimenti disabiliterei i commenti, così non li vedo e non mi distraggo, insomma, perché non è facile. Dopo uno si accorge, insomma, anche nella differita, so, perché ho un attimo di pausa perché sono distratto dalla lettura, ecco, di un commento, no? Volume 20, 9 ottobre 1926. Anche questo è un brano brevissimo, ancora più breve del precedente, che dice così: stavo, secondo il mio solito, facendo il mio giro nel volere supremo, ed il mio dolce Gesù mi faceva vedere un globo di luce nel mio interno, e come ripetevo i miei atti nel fiat divino, così si faceva più grande, ed i raggi che da esso uscivano si facevano più lunghi. Ed il mio sempre amato Gesù mi ha detto: figlia mia, quanto più spesso giri nella mia volontà per ripetere i tuoi atti, tanto più grande si forma la rotondità del globo di luce, e quanta più forza di luce possiede,
tanto più si possono stendere i suoi raggi che devono illuminare il regno del Fiat eterno. I tuoi atti, fusi, sperduti nel mio volere, formeranno il sole speciale che deve illuminare un regno così santo. Questo sole possederà la forza creatrice e come stenderà i suoi raggi, così resterà l'impronta della sua santità, della bontà, della luce, della bellezza e della somiglianza divina. Chi si farà illuminare dalla sua luce sentirà la forza di una nuova creazione continua di gioia, di contenti, di beni senza fine. Ecco, qui è proprio quest'ultimo passaggio è fondamentale e ribadisce quello che ci siamo già detti a commento del brano precedente. Chi si farà illuminare dalla sua luce, da questa luce di questo globo che rappresenta evidentemente la divina volontà, come Gesù spiega, quindi chi si fa illuminare da questa luce sente la forza di una nuova creazione continua di gioia, di contenti e di beni senza fine. Quindi serve semplicemente ribadire che quanto più noi viviamo e cominciamo a entrare in questo mondo, tanto più non possiamo non sentire, cioè è come adesso tra poco arriva l'estate, anche se qui non si capisce per i frequentatori del mare, insomma, ecco, questa è una cosa che a me personalmente riguarda poco, però sicuramente riguarda molti, i frequentatori del mare adesso vorranno andare a prendere un pochino di sole, no? E se uno va al mare a prendere il sole, si abbronza, per forza, d'accordo? Non ci stanno possibilità. Se uno non si abbronza, se al mare non ci va. E quindi Gesù dice, se tu stai cominciando a vivere illuminato, irraggiato dal sole divino, che è la divina volontà, senti la forza di una nuova creazione continua di gioia, contenti e beni senza fine. Capite? Gioia, contenti e beni senza fine. Ripeto, queste sono esperienze profondamente interiori. E fino a quando queste esperienze profondamente interiori noi non le vediamo in noi, ecco perché, cioè, entrare nella divina volontà, apriamo una piccola parentesi perché forse è il caso, allora, è un'operazione stupenda, ma è un'operazione seria, d'accordo? E impegnativa, laboriosa, cioè la vita nella divina volontà nel suo stadio ultimo, più maturo, è quella che hanno vissuto Gesù e la Madonna sulla terra, ma significa non dare più vita mai in nulla a nessun atto di volontà umana, mai. Allora, io ve lo dico per esperienza personale, discernere continuamente nelle piccole, medie e grandi cose quello che Dio vuole e, come dire, adeguare il nostro pensare, il nostro parlare, il nostro agire a quello che Dio vuole. È operazione impegnativa, è operazione laboriosa, non è una cosa semplice, cioè non è una cosa facile, con questo non si vuole scoraggiare nessuno, ma quando Gesù gli dissero, Signore, sono pochi quelli che si salvano, Gesù ha risposto, guardate, dovete sforzarvi di passare per la porta stretta, quindi diciamo così, questa impegnatività, chiamiamola così, è già insita nel Vangelo, è già insita nella vita cristiana, non è qualche cosa di, dice, sai, oh, vabbè, la vita cristiana è facile,
Boh, però voglio entrare nella divina volontà, mi devo impegnare un pochino di più. No, non è così. La vita cristiana stessa, se non è una vita cristiana all'acqua di rose, è impegnativa. È chiaro che entrare perfettamente in questo mondo è... Io non so voi, ma sapeste quante volte a me capita di comprendere che la volontà di Dio chiaramente mi porta verso una certa direzione? E io, se dovessi dare retta a quello che mi frulla per la testa e a quello che vorrei, farei esattamente tutt'altro. Tutt'altro. E a volte ti si lacera l'interiore, insomma, a dire fiat, d'accordo? Cioè, voglio fare un pochino di esempi concreti, non penso, insomma, che sia... Tu hai saputo che qualcuno parla male di te. Facciamo esempi proprio terra terra. O che ti ha fatto un torto di quelli proprio che te li raccoglie la volontà di Dio. Su questo, se vuoi fare la volontà di Dio, attenzione, non la tua. Forse che tu gli riparli male dietro, forse che lo vai a prendere per strada e dici: ma come ti sei permesso di parlare male di me? Questa è la volontà di Dio, questo è quello che farebbe la Madonna, non credo, no? La volontà di Dio è che ti prendi l'umiliazione, accetti la diffamazione, anche da parte di uno che magari è pure peggio di te, che gliene potresti di un sacco una sporta, e senza mentire, perché magari sono pure veri. Come la mettiamo? Cioè, vivere di volontà divina, in tutto e per tutto, è una cosa bellissima. Insomma, è una cosa... Io ho imparato a dire... e questa è una cosa che noi dobbiamo interiorizzare, comprendere continuamente e volerla. Ci sono tante cose che ci passano davanti. Pensate, adesso è stato il periodo del Covid-19, pensate adesso alla ripresa delle messe, qui già comincia un sacco di gente, l'ho detto anche ieri sera in Don Leonardo risponde, mail contro mail, che faccio, che non faccio, se ti fanno per forza prendere la comunione in un certo modo, io non me la sento, però voglio fare la comunione. Qual è la volontà di Dio per te dentro questa circostanza concreta? Chi lo fa sto discernimento, figlioli miei cari? Lo delego? D'accordo. Comincio a chiedere a Tizio, Caio e Sempronio che cosa devo fare, perché sì, si può fare anche così. Ma tu sei sicuro? Perché però vedrai che Tizio dice una cosa, Caio dice un'altra cosa e Sempronio dice un'altra cosa ancora. Capite? Perché ci sono delle cose che non è l'alternativa tra peccato e non peccato. Per esempio, se io parlo con diversi sacerdoti di una fattispecie morale peccaminosa, purtroppo, siccome oggi a volte dovrei stare tranquillo che tutti quanti mi diranno che quella cosa è peccato, se è un peccato oggettivo. Ma quando una cosa non è un peccato oggettivo, ma è una scelta soggettiva che la persona deve fare in base alle proprie convinzioni interiori, alla propria sensibilità, alle proprie motivazioni, a quello che lei percepisce come buono e giusto, noi non possiamo delegarla questa scelta. Questa scelta dobbiamo prenderla noi. Non possiamo e non dobbiamo delegarla. Questa è un'operazione che bisogna imparare a farla. Cioè, perché vivere nella divina volontà non è, come dire, semplicemente, come dire, fare un pochino di operazioni interiori, di esercizi interiori come questi di cui Gesù parla, che sono comunque importantissimi, e basta. Cioè, è uno stare continuamente immerso. D'accordo. Noi mangiamo tutti i giorni, per esempio, come si mangia nella divina volontà? Ci sono tante cose, d'accordo? Do qualche spunto. Nella divina volontà si mangia per vivere, non si vive per mangiare, sicuramente.
Una domanda molto semplice. Secondo noi, che dicono nel cuore? Gesù e Maria, come erano? Erano grassi? Erano grassi, ve li immaginate Gesù e Maria grassi? Sovrappeso? Bombolotti? Come facevano a non essere grassi? Beh, sicuramente si muovevano un pochino di più di noi, insomma, perché Gesù faceva un bel po' di camminare. E la Madonna, da buona donna di casa, a quei tempi, insomma, doveva trottare parecchio, insomma, perché doveva fare il pane, doveva fare a mani i vestiti, doveva stare le ore davanti al fuso, poi doveva curare il giardino, doveva curare, stava tutto il giorno a piedi, insomma. Quindi facevano una vita un po' meno sedentaria della nostra, ma sicuramente, per non diventare una balena, non potevano avere un'alimentazione sprocedata, no? È chiaro. Non è detto che facessero, come dire, digiuni perpetui e infiniti, non lo sappiamo, ma sicuramente non erano obesi. Quindi se io sono obeso, sto nella divina volontà per quanto riguarda il mangiare? No. No. E quindi bisogna cambiare qualcosa. E però quando una persona sta sull'obeso, se gli dici una cosa del genere gli viene infarto, perché gli si fa la morte dell'anima, insomma, la morte del cuore, no? Altro modo in cui si mangia nella divina volontà: si prendono i ti amo del Signore attraverso le cose che mangiamo, perché anche in ogni singola sostanza delle cose che mangiamo, cioè in quegli atomi che stimolano in un certo modo le nostre papille gustative, quello c'è un ti amo dell'Altissimo. Quel ti amo va preso e va ricambiato mentre sto mangiando. Tanto per dire una cosa, no? Come si dorme nella divina volontà? Prima di dormire si fa un bell'atto di fusione e si chiede al Signore di dormire nella divina volontà, questo è un pochino più semplice, insomma. D'accordo? Vediamo, come si lavora nella divina volontà? Come lavorava Gesù? Come lavorava la Madonna? Come lavorava San Giuseppe? Come teneva la casa la Madonna? Come vestiva la Madonna? Come faceva le cose la Madonna? Come erano i vestiti fatti dalla Madonna? Come era l'orto tenuto dalla Madonna? Come era la casa tenuta dalla Madonna, secondo noi? Guardate che io sono convintissimo che se facessimo un sondaggio, dico, mi rispondi a questa domanda: com'era secondo te la casa della Madonna? Com'era l'orto della Madonna? Com'erano i vestiti della Madonna? Chiediamo questa cosa a 50 persone e li facciamo rispondere separatamente in una busta, la chiudiamo e poi le andiamo a riaprire. Vuoi scommettere che il 90% ha risposto qualche cosa di simile? Perché noi ce lo immaginiamo, d'accordo? Voi vi immaginate la Madonna che sta in una casa tutta zozza, lercia, o dove è tutto disordinato? Le cose stanno messe in giro alla rinfusa, i panni buttati per terra, le scarpe in giro per casa, che ne so, una montagna di panni da stirare che ti vengano addosso, oppure in certe case stanno come le stanze deposito, stanno scatole, scatoloni, scatoloncini. Io sto facendo, capite, San Paolo scrive nelle sue lettere che si fanno gli esempi esteriori perché sono quelli più facilmente comprensibili, d'accordo? Ecco. No, non è che uno che ha la casa ordinata vive nella divina volontà, no, ma uno che ha la casa ordinata probabilmente può presumere, può sperare che nel tenere la casa in ordine, in quello, come dire, si avvicina alla divina volontà, almeno in quello, d'accordo? Capiamo, no? Quindi questo lavoro è un lavoro continuo, cioè che piano piano abbraccia tutte le cose, cioè la divina volontà diventa, come dire, proprio il punto, l'orizzonte, il punto fermo, il punto fisso, d'accordo? Anche se io non posso stare tutto il giorno a pensare a lì, è chiaro, no? Però dentro il cuore, nel profondo del nostro agire, delle nostre cose,
c'è questo anelito, c'è questa tensione, c'è questo desiderio, questo Dio lo vede. E quindi è chiaro che poi, se vede questo, lui le dritte te ne manda. Capite? Io, la mia esperienza pastorale mi insegna, perché l'ho constatato con gli occhi miei, che quando una persona non interiorizza bene alcuni valori, ma fa le cose proprio perché le è andata a chiedere al superprete o a quello che pensa essere il superprete di turno, quindi non le fa perché ha capito e ha interiorizzato, ma perché è andata a cercare il solutore dei problemi, d'accordo? O quello che gli desse subito la ricetta con il piattino pronto, d'accordo? Lo fa, che succede poi? Succede che se il rapporto con il sacerdote super in qualche modo si incrina, sto ironizzando perché i sacerdoti super non esistono, d'accordo? Esistono soltanto nella mente di chi se ne fa un'idea sballata e troppo alta. Esistono tanti poveri preti, d'accordo? Servi inutili, come dice Gesù, che cercano miseramente, poveramente di fare quanto meno peggio possibile, almeno per quanto mi riguarda questo penso, quelle grandi cose che il Signore gli ha detto da fare e che ci ritroviamo a farle sempre in maniera più che imperfettissima, piena di pecche, piena di imperfezioni, piena di cose perfettibili, quando non di altro addirittura. Quindi, ma che succede? Se io faccio quella cosa senza averla interiorizzata, senza aver capito nel mio dialogo con il Signore che questa Dio la vuole da me, mi si inclina il rapporto con quel prete, si tratta di una cosa un pochino impegnativa, un pochino fastidiosa, appena si inclina il rapporto col prete, subito me la scrollo di dosso. Ora, domanda che rivolgo a voi, perché nella vita io sto imparando, questo vale per me, e lo giro anche al prossimo, no? Noi dobbiamo ragionare perché dobbiamo capire le cose. Secondo voi, una persona che abbia fatto delle cose anche buone da un punto di vista morale, ma con quella motivazione, cioè come una sorta di ubbidienza paraocchiata ad un uomo, per quanto ministro sacro, a cui ho dato fiducia cieca, non per amore di Dio, quindi, non perché io ho capito che quella è la volontà di Dio, e la prova nel fatto che appena si inclina il rapporto con questo prete smetto di farlo. Domanda: agli occhi di Dio quelle cose pur buone fatte che valore hanno? Facciamo lo stesso gioco di prima, facciamo 50 buste chiuse e vediamo le risposte. Zero? Poco? Molto? Moltissimo? Arriviamoci, no? Allora, questo per quanto mi riguarda, anche per quello che sto constatando, è una cosa fondamentalissima. Il mio caro amico, nonché maestro, Fra Pio Maria Ciampi, io ricordo bene che in un suo intervento disse una cosa che mi è rimasta molto impressa e ci ho subito pensato, e già la stavo in realtà vivendo, che quando si entra nella divina volontà cambia profondamente, per chi ne sente bisogno, la direzione spirituale. Perché, e cambia profondamente anche il cuore del direttore spirituale. Perché il compito del direttore spirituale non è sostituirsi a Dio, tra l'altro facendo quello che Dio non fa. Perché se c'è una cosa che Dio non fa, non ci dice mai chiaramente, come dire, scrivendocelo, fai così, te lo fa capire. E tu ci devi lavorare sopra per capirlo. Allora, il padre spirituale non deve prestarsi a questo gioco. Non deve dare ricette. Non deve dare indicazioni operative. Non lo deve fare. Che cosa deve fare allora? Deve dare criteri di discernimento perché la persona che si trova in quella situazione possa mettersi davanti a Dio e sapere in base a quali criteri discernere per comprendere la sua volontà.
Perché quella scelta che poi farà sarà una scelta tua. Guardate, questo vale anche per le scelte impegnative. D'accordo? Le scelte impegnative, le scelte eroiche, ce ne sono tante di scelte possibili nella vita cristiana, non possono essere fatte senza una motivazione profonda. Perché poi se uno fa una scelta eroica, e la scelta eroica comporta dei sacrifici, sacrifici anche molto grandi per essere fedeli alla scelta eroica, capito? Allora tu non puoi fare la scelta eroica perché qualcuno, come dire, in qualche modo te l'ha suggerito o addirittura te l'ha proprio detto, anche se provocato da te. Allora tu che fai? Fai la scelta eroica, dopodiché vedi quanto costa aver fatto la scelta eroica e che fai? Te la prendi col prete di turno, dici: ah, io vi ho fatto questo perché ho dato retta a quello, se non l'avessi fatto non mi troverei in un mare di guai. Ecco, questo lo dico anche per qualche confratello che dovesse ascoltare, insomma, questa categoria, specialmente quelli un pochino più giovani. Ecco, perché anche a noi che succede che ti trovi in tante situazioni e tu agisci quando non c'è un pochino di esperienza. Evidentemente un prete c'ha sempre, come se è degno di questo nome, l'intenzione di voler aiutare, di voler risolvere un problema. Ma come ho sentito dire recentemente da un illuminato confratello, siamo sicuri che il compito del prete sia risolvere il problema? Chi l'ha detto che un prete deve risolvere il problema? Chi lo ha detto? Dove sta scritto? Cioè, perché a volte noi poveri preti, anche tanti poveri confratelli, si sentono male, si sentono sovraccaricati, perché dicono: no, io questo... Chi l'ha detto che tu risolvi il problema? Chi l'ha detto che tu sia in grado di risolvere il problema? Capite? Cioè, entrare nel mondo della divina volontà, io l'ho spiegato anche nelle catechesi sistematiche, cioè, ogni tanto mi arrivano le domande: come faccio a sapere che sto nella divina volontà? Dico: ma figlio mio, ma come faccio a rispondere? Cioè, quindi... Devi attivare una serie, come dire, una serie larga, come dire, plurima, differenziata di campi di azione, d'accordo? E l'attenzione all'intenzione con cui noi facciamo una certa cosa. Per chi tu stai facendo una cosa? L'esempio che ho fatto prima. Tu per chi stai facendo quella cosa? Perché se una cosa tu la fai per amore di Dio, ma non ti ferma nessuno, non ti ferma. Capito? Non ti scoraggi dinanzi a niente. Se tu una cosa la stai facendo, non sinceramente per amore di Dio, ma per una creatura, o sotto l'influsso, o il condizionamento anche autorevole di una creatura, alla prima difficoltà tu entrerai in crisi. E non sarai fedele più a quella cosa, o a quel valore. Se non lo hai interiorizzato. Ma chi fa, abbiamo sentito quante volte negli scritti, Gesù dice: noi vogliamo persone che liberamente si mettono al nostro servizio. Rinunciare completamente alla tua volontà, lo dice Gesù tante volte, è il sacrificio dei sacrifici, d'accordo? Costa tantissimo. Lo vuoi fare liberamente, spontaneamente? Benvenuto, figlio mio. Non lo vuoi fare liberamente, spontaneamente? Dio non vuole schiavi forzati. Non lo fare. Ecco, mi si perdoni questa digressione, però ecco, pensavo che fosse alquanto importante avere presenti questi orizzonti. Abbiamo un brano un pochino più lungo, che magari possiamo leggerlo per metà, del volume sempre ventesimo, ma del 20 novembre 1926. Dato che stiamo intorno a una quarantina di minuti, andiamo avanti un'altra decina di minuti e poi ci fermiamo, perché la prossima volta concluderemo, perché poi c'è un brevissimo brano del volume 21 e l'ultimo, Dulcis in fundo, con un exploit del volume 36. Allora, comincio la lettura e a metà ci fermiamo, commentiamo e poi concludiamo. Stavo, secondo il mio solito, facendo
il mio giro nella creazione per seguire gli atti della volontà suprema in essa. Ma mentre ciò facevo, il mio sempre amabile Gesù, facendomi sentire la sua voce dolcissima in ciascuna cosa creata, mi diceva: chi chiama il mio amore per fare, o che il mio amore scendesse in lei, o che il suo salisse nel mio per fondersi insieme e formare un solo amore e dare il campo d'azione al mio amore, da far sorgere nell'anima il nuovo maricello del suo amore? Il mio amore trionfa e festeggia perché gli viene dato il suo sfogo e il suo campo d'azione. Bellissimo. Come passavo nel sole, nel cielo, nel mare, così sentivo la sua voce che diceva: chi chiama la mia luce eterna, la mia dolcezza infinita, la mia impareggiabile bellezza, la mia fermezza irremovibile, la mia immensità, per corteggiarle e dar loro il campo d'azione per fare svolgere nella creatura altrettanti mari di luce, di dolcezza, di bellezza, di fermezza ed altro, per dar loro il contento di non farle stare inoperose e servirsi della piccolezza della creatura per racchiudere in essa le loro qualità? Chi è colei dunque? Ah, è la piccola figlia del nostro volere. Leggo un'ultima pericope, poi commentiamo e concludiamo. Onde dopo che in ciascuna cosa creata sentivo dirmi: chi è che mi chiama? Il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e, tutto stringendomi a sé, mi ha detto: figlia mia, come giri nella mia volontà per seguirla in ciascuna cosa creata, così tutti i miei attributi sentono la tua chiamata ed escono in campo per formare ciascuno il maricello delle loro qualità. Oh, come trionfano nel vedersi operosi di poter formare ciascuno il loro maricello, ma cresce il loro sommo gusto e diletto di formare nella piccola creatura i loro mari di amore, di luce, di bellezza, di tenerezza, di potenza e di altro. La mia sapienza fa da artefice valente d'ingegno meraviglioso nel mettere nella piccolezza le sue qualità immense e infinite. Oh, come armonizza l'anima che vive nel mio volere con i miei attributi. Se tu sapessi il gran bene che ti viene dal seguire la mia volontà in tutti gli atti suoi ed il lavorio che svolge in te, anche tu sentiresti la gioia di una festa continua. Anche qui ci fermiamo a questo punto. Di nuovo Gesù continua a spiegare come, quando si gira nelle opere della creazione compiute dalla divina volontà, si viene ad entrare in contatto con alcuni attributi divini che sono innumerevoli, infiniti. La luce del sole è un riflesso della luce eterna di Dio, no? Nella Bibbia si legge: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Il sole sappiamo bene che sta fermo, ieratico, immobile, ecco. E il suo essere immobile e l'operare così tanto bene senza minimamente smuoversi dal punto in cui si trova fa pensare alla fermezza irremovibile di Dio. Il mare, cosa fa pensare il mare? Il mare fa subito pensare all'immensità di Dio, no? È bellissimo per chi fa qualche viaggetto, per chi ha fatto qualche viaggetto in mare, no? Quando una grande barca sta in alto mare, sentirsi proprio spersi, no? Cioè, sai, tutt'acqua intorno, non se ne vede la fine, no? O anche quando uno ha fatto un volo, una transoceanica di giorno, quando si valica un oceano, è per ore e ore e ore, se uno guarda sotto, acqua, 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 tutt'acqua. Che non finisce questa stacco. La immensità. Ma il mare è anche bello, no? Dai, il mare è bello. È un peccato che purtroppo le spiagge oggi siano difficilmente frequentabili, specialmente per i poveri consacrati, insomma, no? È un vero peccato, perché il mare è bellissimo. Io personalmente, insomma, sono fortemente innamorato del mare,
Purtroppo è difficilmente frequentabile oggi, ma tutto si può dire del mare, meno che non sia bello, no? Ci sono dei posti veramente, anche che si vedono, insomma, dei posti di mare da sogno, no? Le Mauritius, le Seychelles, che ne so, Sharm el Sheikh, la Costa Azzurra, la Costa Smeralda, i litorali della Sicilia, della nostra splendida Italia, della Calabria, della Puglia, non voglio, di tutta Italia, facciamo così, così non diamo, non facciamo dispiacere a nessuno, no? Uno più bello dell'altro. E cos'è tutta quanta questa bellezza se non il riflesso della bellezza divina, l'impareggiabile bellezza? E la dolcezza infinita di Dio, visto, ma adesso che purtroppo stiamo in procinto di andare ad affrontare il caldo, un pochino di brezza quando si muore di caldo, quando si alza un po' quella brezza fresca, però quella brezza sottile che ti accarezza, ecco, e ti dà un pochino di tepore dal caldo, ecco, quella ti fa pensare alla dolcezza divina, no? Che ti solleva, insomma, da tante cose, insomma, e ti accarezza con la sua mano. Queste operazioni fanno crescere la divina volontà in noi. Se tu sapessi il gran bene che ti viene nel seguire la mia volontà e tutti gli atti suoi ed il lavorio che svolge in te, anche tu sentiresti la gioia di una festa continua. Bene, possiamo chiudere. Appuntamento alla prossima settimana, credo per l'ultima puntata di Fondersi nella Divina Volontà. Poi vedremo se la Divina Volontà aprirà ulteriori campi di orizzonte o se dobbiamo fare un piccolo stop. Insomma, questo dipenderà anche un pochettino da tante cose su cui farò anche un po' discernimento e poi ci penseremo. Bene, per intanto la mia benedizione a tutti, una santa notte, Ave Maria.